47esima edizione del Gran Premio Città di Vinci per l'occasione valida come campionato regionale per le categorie Elite Under 23. Organizzazione affidata al gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e la Commissione Ciclismo del Comune di Empoli. Il contributo, come sempre importante in questi casi e come sempre accade da 47 edizioni, del Comune di Vinci e di tutti i partner vicini all'organizzazione. La firma del foglio di partenza per gli atleti che prendono il via sono 140 coloro che partiranno dall'oleificio Montalbano, che ha ospitato le operazioni di ritrovo e di partenza, che poi ospiterà le operazioni di premiazione finale. Vi dicevo 140 atleti suddivisi nelle categorie Elite senza contratto e Under 23 che andranno a giocarsi il titolo di campione regionale. Sono due le maglie in palio. Intanto presente anche Alfredo Martini, presidente onorario della Federazione Ciclistica Italiana. Vi dicevo due le maglie in palio, per l'appunto una per ogni categoria, quella Elite senza contratto e quella riservata agli Under 23. Sarà una giornata di caldo, un percorso vallonato con l'ascesa da ripetere per 8 volte verso le Quattro Madonne e poi il traguardo inedito proprio nell'abitato di Vinci, diverso rispetto a quello che solitamente viene ospitato per il Città di Vinci, qualche centinaio di metri prima dell'usuale traguardo in salita, una salita che misura circa un chilometro e che vedrà gli atleti quindi confrontarsi negli ultimi 1000 metri in ascesa verso il traguardo. Partiti in questo momento dall'oleificio Montalbano, gli atleti della categoria Elite Under 23 che andranno a giocarsi il campionato toscano in questo 47esimo Gran Premio Città di Vinci. Stanno muovendo i primi passi proprio sulla strada che porta verso Vinci e con le belle immagini della campagna del Montalbano andiamo in corsa, perché già dalla prima ascesa delle Quattro Madonne, dopo appena 5 km di gara, attacca Fabio Maccioni della gruppo sportivo Mastro Marco Chianti Sensi, azione subito quindi a tutta dell'atleta diretto in ammiraglia da Di Fresco e Franceschi, che si volta per controllare la situazione. Alle sue spalle sta per rientrare l'aretino Nicola Testi, poi abbiamo visto anche una maglia della Gragnano Sporting Club, vedremo di chi si tratta adesso con le nostre immagini. Arriva adesso Testi ed è Michele Turri, atleta lucchese della Garfagnana del Gragnano Sporting Club. Siamo allo scollinamento, gli atleti dovranno affrontare questa salita breve ma insidiosa per ben 8 volte. Classico percorso della Città d'Empoli che quest'anno viene proposto in occasione del campionato toscano, ma da rinnovare anche l'appuntamento con il Città d'Empoli nella data classica, quindi un appuntamento in più ancora per quanto riguarda l'organizzazione del gruppo sportivo Maltinti. Si forma un drappello al comando forte di una quindicina di unità, poi saremo più precisi con i distacchi, anche se il gruppo, come vedete anche in questa panoramica da fermo, è particolarmente vicino. Non sembra intenzionato però a ricucire lo strappo il gruppo, che passa con un ritardo di circa 8 secondi dagli uomini al comando. Sfilano davanti alla nostra telecamera gli atleti del gruppo e adesso con le immagini, mentre davvero bello il colpo d'occhio sulle maglie colorate, ci troviamo in vista della conclusione del primo degli 8 giri previsti. Al comando, lo vediamo in questo momento, abbiamo Mattia Barabesi, Nicola Testi, Enrico Dami, Manuel Bonacci e Dario Mantelli. Questi gli uomini al comando che stanno quindi conducendo questo 47esimo Gran Premio Città d'Empoli, valido come campionato regionale per le categorie Elite Under 23. Qui con il numero 21 vediamo di spalle Manuel Bonacci della Malmantile e poi a chiudere questo drappello Dario Mantelli, atleta mugellano della Petroli Firenze Cycling Team. 7 giri al termine, quindi ancora 7 ripetizioni della salita verso le Quattro Madonne e con gli uomini al comando siamo alla svolta
a destra, che praticamente fa uscire gli atleti dall'abitato di Vinci. Davvero bella la cornice di pubblico, nonostante una mattinata particolarmente calda ed afosa che sta imbandendo le strade qui del comune di Vinci. I più immediati inseguitori, e poi è il gruppo, inseguono a circa 15 secondi di ritardo. È un terzetto che anticipa leggermente il gruppo, e poi adesso con le immagini siamo allo scollinamento dalle Quattro Madonne. Come vedete il gruppo si è allungato, ma possiamo definirlo compatto. Intanto transita anche Sandro Manzi di Radio Informazioni in corsa del gruppo Toscana Radio Informazioni. Eccolo qua il grosso del gruppo, preceduto da Simone Antonini, e poi vediamo anche Cecchinel, vediamo Iannello, vediamo alcuni degli atleti più attesi quest'oggi. Transita adesso Cresca, è la volta degli atleti. Abbiamo visto il blocco della Caparini Le Village Vibert Italia, che ha sicuramente in Eugenio Bani uno degli atleti più interessanti. Viene dal terzo posto nel giro delle due province a Marciana di Cascina. Adesso siamo al termine della discesa dalle Quattro Madonne, troviamo ancora un'azione di una decina di uomini al comando, ma come vedete il gruppo è vicino. Abbiamo visto Mirko Tedeschi e Mariano Fichera nelle primissime posizioni. Vedete adesso con le nostre immagini è forte il blocco della Petroli Firenze, è presente anche Alessandro Mazzi e poi anche atleti dell'Opla, del team Opla. E forse la sfida tra queste due formazioni è quella che è più sta caratterizzando questo campionato toscano. Eccoli qua, vi dicevo, una ventina, 15-20 atleti al comando, gruppo però particolarmente vicino a questi uomini. Ci troviamo adesso in località Sovigliana, gruppo che come vedete un po' spezzettato alle spalle degli uomini al comando, accusa un ritardo di una decina di secondi. Eccolo qua il plotone, anticipato ancora da questi atleti, Caparini Le Village, poi abbiamo Bernardinetti, abbiamo visto della Mastro Marco, e poi il gruppo tirato dalle maglie dell'Idea Shoes. Eccoli qua gli atleti diretti in ammiraglia da Gabriele Balducci e Marcello Massini, che stanno cercando di ricucire lo strappo con la testa della corsa. E con le immagini siamo a un ulteriore passaggio da Vinci. Si risale quindi verso il traguardo, quando verrà esposto il cartello. 6 giri al termine. Al comando troviamo Manuel Bonacci, Alessandro Vannacci, Nicola Testi, Mirko Tedeschi, Amedeo Tabini, Alessandro Mazzi, Paolo Brundo, Mariano Fichera, Davide Mucelli, Dario Mantelli, Mattia Barabesi, Antonino Puccio, Angelo Raffaele e Francesco Lasca. Qui vediamo proprio Tedeschi con Vannacci alla sua ruota, poi ancora un altro atleta della Petroli Firenze Cycling Team, questo è Alessandro Vannacci, atleta pistoiese della Caparini Le Village Vibert Italia. Lui concorre per la maglia di campione regionale Elite senza contratto, essendo un atleta nato nel 1987, quindi al secondo anno nella categoria Elite senza contratto. E sono gli atleti della Petroli Firenze Cycling Team che sicuramente fanno da padrone in questo drappello al comando, predominanti i colori della formazione cara al patron Sandro Pelatti, che sta quindi conducendo una corsa di attacco già dalle prime fasi di gara. Questi i più immediati inseguitori. Passa adesso Marco Bernardinetti del gruppo sportivo Mastro Marco, che anticipa di poco il resto del plotone. Ma torniamo in testa, perché ancora il gruppo al comando. Qui vediamo con il dorsale 42, sta provando quindi a riportarsi sotto. Si tratta di Vincenzo Iannello, in un ottimo periodo di forma. Poi vediamo ancora Bernardinetti, ma siamo in salita ed è allora Antonino Puccio a fare il ritmo. Alle sue spalle Mariano Fichera e poi Mirko Tedeschi, Alessandro Vannacci. Questi le prime quattro posizioni degli uomini al comando. Passa adesso Fichera, Tedeschi, Vannacci, poi Parrinello e poi la volta di Mazzi e poi ancora un atleta della Malmantile, Romano Gaini. Eccoli qua gli uomini al comando. Si è quindi selezionato il gruppo di testa nella terza ripetizione dell'ascesa verso le Quattro Madonne. E adesso inizia la discesa, quindi rallentano un attimo gli atleti al comando, dando la possibilità a coloro che inseguono di riportarsi un po' sotto. Per il momento però
una corsa che si sta svolgendo con notevole fluidità. Infatti il gruppo è comunque segnalato a pochi secondi dalla testa della corsa. 5 giri al termine, quindi ancora 5 ripetizioni della salita verso le 4 Madonne. Intanto abbiamo visto Formigli, partner vicino sicuramente all'organizzazione di quest'oggi, in quanto il gruppo sportivo Maltinti viaggia su cicli Formigli e si rimescolano ancora le carte, perché come vedete si è formato un drappello di una decina di uomini al comando, ma il gruppo è lì vicino alla testa della corsa e come vedete ancora quindi una corsa particolarmente incerta, fluida, che può ancora dire particolarmente e può sicuramente essere ancora molto molto viva, ancora molto incerta per quanto riguarda l'epilogo finale. Vediamo proprio nella coda del gruppo ancora gli atleti sfilare davanti alla nostra telecamera e con le immagini siamo ancora in salita verso le 4 Madonne con il gruppo compatto condotto dagli atleti della Mastro Marco. E vediamo adesso a fare il ritmo Leonardo Cresca, atleta laziale della formazione diretta da Franceschi e Di Fresco. Eccolo qua inquadrato con il dorsale numero 123. Alle sue spalle abbiamo Cecchinella, atleta sicuramente importante per quanto riguarda questa formazione. È lui che da juniores vinse un giro della Lunigiana nel fantastico anno 2007, che vedeva al via in quella stagione nella categoria juniores atleti del calibro di Ulissi, Ratto, Balloni e Favilli. Cecchinella la spuntò nella classifica finale del Giro della Lunigiana dopo diversi anni poi passati al gruppo sportivo Zalf Desire Fior. Quest'anno è approdato a Mastro Marco nel tentativo di ritrovare lo smalto degli anni passati. Adesso forza decisamente i tempi in salita, atleta veneto della formazione quasi di casa, in quanto Mastro Marco davvero a pochi chilometri qui da Vinci e scollina per primo al passaggio proprio dal Gran Premio della Montagna delle 4 Madonne. In seconda posizione con il 134 Davide Formolo della Petroli Firenze Cycling Team. Si rialza un attimo adesso Cecchinella a controllare la situazione, a controllare cosa succede alle sue spalle. Si è formata questa coppia, poi arriva anche un atleta del team Opla, vedremo di chi si tratta. Eccolo qua arrivare Antonino Puccio, poi è la volta di Mirko Puccioni della Caparini Le Village Vibert Italia. Si forma quindi un quartetto al comando, ma adesso con le immagini siamo ancora a termine discesa. Come vedete si rimescolano ancora le carte, il gruppo si ricompatta e quindi ancora una fase di studio con proprio gli atleti che provano adesso ad allungare nel tratto pianeggiante, cercando magari di cogliere un momento di indecisione da parte del gruppo che per il momento rimane compatto. E adesso a questo punto con le immagini andremo a seguire i momenti davvero conclusivi e vivi di questa corsa, in quanto siamo ormai proprio nelle fasi centrali di corsa, le stiamo superando in questo momento e siamo ormai dopo aver percorso 71 km di gara, quindi metà corsa praticamente raggiunta. Il gruppo è allungato, sta per iniziare un'ennesima ripetizione verso la salita delle 4 Madonne e transita adesso, eccolo qua il gruppo, è Antonino Parrinello che forza decisamente i tempi del team Opline, testa al gruppo, alla sua ruota si porta un atleta della Petroli Firenze. Adesso è Antonino Puccio che rileva il compagno di squadra e forza decisamente in salita. Antonino Puccio con Antonino Casimiro Parrinello, poi abbiamo visto Iannello alla ruota del corridore del team Opla, ma Puccio fa decisamente la differenza. Vi dicevo, Antonino Puccio che concorre per la classifica del campionato toscano nella categoria Elite senza contratto. Lasciamo sfilare il corridore siciliano naturalizzato umbro, infatti vive da anni ormai a Petrignano di Assisi insieme al fratello, a Salvatore Puccio, quest'anno già grande protagonista, vincitore del Giro delle Fiandre per la categoria Under 23, vincitore di una tappa nella Coppa delle Nazioni, nella prova di Coppa delle Nazioni Toscana Terra di Ciclismo, e sarà anche azzurro, stiamo parlando ovviamente del fratello di Antonino, vale a dire Salvatore Puccio, nella prossimo campionato europeo ad Offida. Quindi passa adesso
Antonino Puccio. Vedremo cosa succede alle sue spalle. Alle sue spalle troviamo Vincenzo Iagnello, eccolo qua l'atleta della Caparini Le Village, poi Formolo, poi abbiamo visto, intravisto anche Casimiro Parrinello e poi tutti gli altri atleti che transitano adesso davanti alla nostra postazione fissa che è posta sulla vetta della salita verso le quattro Madonne. Adesso anche un atleta del gruppo sportivo Maltinti, Alessio Casini, vincitore quest'anno a Malmantile. Poi arriva adesso anche tutto il resto del gruppo che transita praticamente compatto all'inseguimento degli uomini al comando. Particolarmente allungato il plotone in questo tratto in salita verso le quattro Madonne, ma il gruppo che viaggia ancora compatto all'inseguimento degli uomini al comando. Nonostante la corsa si svolga di mattina, una calda giornata di sole sta rendendo ancora più impegnativa la situazione. Siamo a 80 km, 88 km percorsi, ci troviamo in vista di un ulteriore passaggio. Al comando troviamo Marco Cardinali, Giuseppe Cicciari, Mattia Bucci, Amedeo Tabini, Mirko Tedeschi. Questi sono gli uomini leggermente avvantaggiati rispetto quindi al rispetto alla testa del gruppo, però è minimo il vantaggio nei confronti degli altri atleti e siamo ormai a tre giri dal termine, quindi ancora tre ripetizioni verso la salita delle quattro Madonne con Cardinali a fare il ritmo. Questa diciamo che è la testa della corsa adesso con Bucci, poi è la volta di Tedeschi e poi ancora passa tutto il resto del gruppo che come vedete è allungato e si sta riportando sugli uomini al comando. Adesso è la volta anche di Antonino Casimiro Parrinello che va a chiudere il drappello degli uomini al comando. Ancora passa adesso un atleta del team Opla e come vedete anche il folto pubblico, e questo è il gruppo che sta inseguendo in questo istante con un ritardo di una ventina di secondi. Il grosso del gruppo pilotato dalle maglie della Bedogni Grassi Natalini, a fare il ritmo Mirko Casali, che sta quindi cercando di ricucire lo strappo, e come vedete il gruppo è pilotato dalle maglie Amaranto della Bedogni Grassi Natalini. Con le immagini siamo adesso al passaggio, se le stiamo osservando al termine della discesa, si è ricompattato il grosso del gruppo sulla testa della corsa, è forte di una quarantina di unità questo drappello, non sono tutti gli atleti ancora rimasti in gara, ma buona parte di loro per il momento occupano la testa della corsa. Il gruppo con Camilli nelle primissime posizioni e poi ancora altri atleti che transitano adesso con un ritardo di una ventina di secondi dagli uomini al comando. Quindi si sta delineando ormai una situazione un po' più chiara in questo Gran Premio Città di Empoli, con adesso ancora un ulteriore passaggio qui da zona arrivo e vediamo chi sono gli uomini che stanno conducendo in questo momento la corsa. È ancora Cecchinel attivissimo già dalle fasi centrali di gara, l'atleta del gruppo sportivo Mastromarchio che forza i tempi. Insieme a lui lo vediamo adesso con il dorsale di gara numero 25, troviamo per i colori della ciclistica Malmantile Gennaro Maddaluno, anche lui che concorre nella categoria Elite senza contratto. Si ricompatta il plotone, quindi davvero una situazione ancora particolarmente incerta, nessuno riesce ad evadere con consistenza dal gruppo. Adesso si è formato un drappello abbastanza folto al comando e con le immagini al termine della discesa troviamo Antonino Casimiro Parrinello con Mirko Tedeschi, questa coppia sicuramente importante che prova ad evadere quando siamo praticamente ad un giro e mezzo dalla conclusione di questo 47esimo Gran Premio Città di Vinci. Poi abbiamo Paolo Centra, eccolo qui inquadrato dalle nostre telecamere, atleta invece del gruppo sportivo Maltinti. Siamo ormai in vista del passaggio dall'ultimo giro, quindi sta per iniziare l'ultima tornata e quindi i giochi si stanno facendo più chiari. Questo terzetto ha adesso un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del resto del gruppo. Ci sono uomini importanti in questo gruppo, due coloro che concorrono per la maglia di campione toscano nella categoria Elite, vale a dire Paolo Centra e Antonino Casimiro Parrinello, uno per quanto riguarda la maglia di campione toscano nella categoria Under 23, vale a dire Mirko Tedeschi.
Innanzitutto siamo a ricordarvi alcuni dei partner della organizzazione, da in primo luogo Montalbano, produttori di olio in Toscana. Siamo alla passaggio, inizia adesso l'ultimo giro, poi la ditta Inpa, amore per la terra, sapore nella natura, nasce dall'arte del piacere. Che questa industria nazionale prodotti alimentari la potete trovare in via Ciambellana a Sant'Anzano, dove transita proprio la corsa. Poi la ditta Streda, l'Anton Luce, la Rossetti Vini e Servizi, la banca di Cambiano, l'Emmetex, la Biba Calzature e la San Montana Gelati all'italiana. Siamo in salita per l'ultima volta verso le Quattro Madonne, con Mirko Tedeschi a fare il ritmo, alla sua ruota Antonino Casimiro Parrinello, si è staccato quindi Centra del gruppo sportivo Maltinti. Questa è la coppia al comando che ha ancora un vantaggio abbastanza importante nei confronti dei più immediati inseguitori. Adesso Parrinello affianca Tedeschi e prova ad allungare l'atleta del team Opla. Questa è una fuga che potrebbe essere interessante, in quanto i due atleti che vediamo inquadrati hanno interessi comuni. Infatti Mirko Tedeschi vuole vincere la maglia per quanto riguarda gli Under 23, Antonino Casimiro Parrinello invece per quanto riguarda gli atleti della categoria Elite. Prova ad allungare Tedeschi, siede sulla sella Parrinello e un po' in difficoltà forse adesso l'atleta del team Opla, e come vedete dalle immagini anche il folto pubblico presente sulla salita, nonostante vi ho ricordato più di una volta sia una giornata davvero calda ed afosa qui ai piedi del Montalbano. Adesso un po' in difficoltà Antonino Casimiro Parrinello, si volta Mirko Tedeschi per controllare la situazione, d'allunga decisamente, mentre i più immediati inseguitori si stanno rifacendo sotto, quindi potrebbe ancora evolversi la situazione, potrebbe ancora rimescolarsi le carte in questo finale del Gran Premio Città di Vinci, valido come campionato regionale toscano e organizzato dal gruppo sportivo Maltinti, banca di credito cooperativo di Cambiano. Questi sono i più immediati inseguitori, come vedete ci sono maglie della Malmantile, della D'Anton Caparini Le Village, del team Opla, che ovviamente non hanno interesse a tirare, in quanto davanti è presente Antonino Casimiro Parrinello. Abbiamo visto anche Mirko Puccioni della Caparini Le Village Vibert Italia. Insomma, questo drappello accusa un lieve ritardo dagli uomini al comando, quantificabile in una quindicina di secondi, mentre il resto del gruppo, il grosso del gruppo, è segnalato a 40 secondi ma non è ancora fuori dai giochi. Infatti sono segnalate le maglie della Caparini Le Village Vibert Italia a fare una forte andatura in testa al gruppo, probabilmente per favorire un'eventuale volata di Eugenio Bani, anche se a questo punto ci pare un po' tardiva la reazione degli uomini della Caparini Le Village, che però sono segnalati davvero a grande velocità all'inseguimento sia degli uomini del comando sia dei più immediati inseguitori. Ancora al comando noi però troviamo, li vediamo inquadrati in questo momento, Mirko Tedeschi e Antonino Casimiro Parrinello, due atleti che vi dicevo non dovrebbero faticare molto per trovare l'accordo, in quanto Tedeschi concorre per la maglia Under 23 e Antonino Casimiro Parrinello per quanto riguarda la maglia di campione toscano nella categoria Elite senza contratto. Abbiamo visto che Tedeschi della Petroli Firenze pedala su Cicli Formigli, abbiamo anche visto che è presente il titolare della Cicli Formigli proprio qui a Vinci. Sono numerose le squadre dilettanti che pedalano su queste storiche biciclette, ormai una storica ditta davvero per quanto riguarda la costruzione di bici da corsa, che ha sede qui vicino praticamente a Firenze, quindi davvero un impegno importante delle squadre toscane che continuano a pedalare su bici Cicli Formigli, e sono sempre di più, perché anche quest'anno il gruppo sportivo Maltinti, dopo anni di fedeltà alla Pinarello, è arrivata a fare questa scelta e a scegliere quindi per i loro atleti quello delle Cicli Formigli. Intanto vediamo Sandro Manzi del servizio dato informazioni in corsa, che è praticamente si trova a fare il rilevamento tempi tra i due atleti al comando e il gruppo, che a questo punto insegue compatto alle loro spalle, quando siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro. Stiamo entrando nel centro abitato di Vinci e a questo punto è davvero una finale alla cardiopalma, perché il gruppo si è avvicinato tantissimo ai due uomini al comando. Si volta Antonino Casimiro Parrinello, ultimo chilometro intanto in questo momento, si volta per controllare la situazione, perché
Il gruppo è segnalato in forte rimonta, eccolo là il plotone allungatissimo nel tentativo di andare a riprendere due atleti al comando. Sarà quindi una finale alla Cardiopalma, una finale che vede questa battaglia tra i due atleti al comando, Mirko Tedeschi e Antonino Casimiro Parrinello, e il resto del gruppo. Tedeschi in questo tratto, quando inizia adesso la salita verso il traguardo, si porta in testa le sue ruota Antonino Casimiro Parrinello. Buona la pedalata di Mirko Tedeschi, atleta veronese che milita nella Petroli Firenze Cycling Team. Ci voltiamo ancora per controllare la situazione. È gruppo che è a circa 200 metri dalla testa della corsa, dagli uomini al comando, che ormai sono praticamente entrati nel rettilineo finale. Da qui un lungo rettilineo fin sul traguardo, tutto in salita, e quindi anche non sicuramente una cosa positiva per gli uomini al comando, che hanno lo svantaggio di essere visti continuamente dal gruppo. Ancora Mirko Tedeschi a fare il ritmo, Antonino Casimiro Parrinello che nell'ultimo chilometro non ha più dato un cambio al corridore della Petroli Firenze Cycling Team, lanciato lo sprint in questo momento con Tedeschi che parte lunghissimo, davvero tra due ali di folla. Mirko Tedeschi al comando, Parrinello in seconda posizione, eccola qua la volata ed è Tedeschi al comando. Mirko Tedeschi va a vincere il 47esimo Gran Premio Città di Vinci davanti a Antonino Casimiro Parrinello. C'è anche una caduta, Eugenio Bani in terza posizione, poi Andreato, Sbaragli, Guaglianone, Zanetti, Fiorenza, Orto e Buzzi. Questo è l'epilogo del Gran Premio Città di Vinci, 47esima edizione, valido come campionato regionale. Le maglie, quella di campione regionale Under 23 a Mirko Tedeschi e quella di campione regionale Elite senza contratto a Antonino Casimiro Parrinello. Le squadre sono due delle più attese alla partenza, la Petroli Firenze Cycling Team per Mirko Tedeschi e la Team Opla per Antonino Casimiro Parrinello. Grande soddisfazione quindi per queste due formazioni che portano alla maglia di campione regionale toscano. Una particolarità, quella del Team Opla, che ormai negli ultimi anni sta monopolizzando il campionato regionale toscano. Lo scorso anno il successo di Fedi e poi ancora negli anni precedenti. Questo è il quarto anno in cui il Team Opla arriva al campionato regionale toscano. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste realizzate nel dopocorsa. Mirko Tedeschi, un bel successo che vale la maglia di campione regionale e anche il successo assoluto quest'oggi, una bella gara tirata fin da ultimo e poi nel finale forse avete trovato anche l'accordo tra le due maglie. Esatto, sicuramente noi e l'Opla eravamo le squadre, se posso permetterlo, più forti che potevano ambire a questa maglia. Nel finale ci siamo trovati io e Parrinello e come avete potuto vedere ci siamo trovati veramente di comune accordo, sapendo che il titolo regionale è molto importante per noi e per le nostre società. E tanto caldo, gara selettiva, è andata veramente bene. Ecco, a questo punto della tua stagione come si prospetta questo finale di 2011? Finalmente ho rotto il ghiaccio. Questi due mesi spesso ero tra i primi ma non mi riusciva a vincere. Ora con questa vittoria spero di sfruttare la condizione che ho ancora per un bel po'. Bene, Antonino Parrinello secondo in questo campionato regionale toscano, comunque la maglia di campione Elite, una bella maglia, una bella soddisfazione, e lo abbiamo detto, forse nel finale vi siete trovati d'accordo, avevi gli stessi intenti, gli stessi obiettivi. Sì, sì, avevamo gli stessi obiettivi perché lui era under, io Elite, c'era in palio la maglia, sicché fino all'ultimo, anche perché il gruppo era vicinissimo, siamo andati di comune accordo. Nel finale aveva più gambe lui, complimenti a lui, comunque mi soddisfa, il titolo regionale è una cosa in più nel mio palmares, quindi va bene così. Una dedica per questa maglia? Ma la dedica va sempre alla squadra d'obbligo, perché c'è la squadra, i direttori sportivi, gli accompagnatori, tutto il team Opla, non ci fa mancare niente, se siamo sempre davanti è perché abbiamo grandi stimoli in questa squadra. Eugenio Bani, ancora un terzo, ancora un podio vicinissimo alla maglia di campione regionale, ma comunque vada un bel risultato. Sì, questo è un terzo posto con un po' di amarezza, perché questo arrivo mi si addiceva molto, ci è mancato poco, in finale sono rimasto solo insieme a Iannello, non ce l'abbiamo fatta recuperare due battistrada e la vittoria mi è sfuggita per un soffio, però è sempre un terzo posto, lo prendiamo così. Bene, comunque vada, l'obiettivo, la condizione c'è, quindi gli obiettivi sono ancora alti.
Sì, la condizione c'è, però ora i terzi posti iniziano ad essere un po' troppi. Speriamo nel fine di stagione di fare belle cose. Paolo Santini, assessore allo sport del Comune di Vinci, questa gara che da sempre ormai caratterizza questa città, quest'anno un'aggiunta, un raddoppio con il campionato toscano. Sì, l'occasione che si presentava era davvero ghiotta, quella del campionato toscano. È molto tempo che stiamo organizzando questa gara. Un ringraziamento a Renzo Maltinti e a tutto il gruppo sportivo. È andato tutto per il meglio, due grandi vincitori, una bella giornata di sport. Abbiamo voluto raddoppiare solo per questa occasione con il 26, il 48esimo Gran Premio Città di Vinci, quindi uno sforzo importante, però diciamo ripagato anche dalla presenza di tanta gente sul percorso oggi. Alfredo Martini, che ogni volta non vuole mancare quando organizza una corsa a Maltinti, e anche questa volta qui al campionato toscano a Vinci ha fatto sentire la sua presenza ed è stato presente. Un'organizzazione importante, una società attiva davvero tutto l'anno per organizzare le corse e non solo. Parlare di Maltinti penso sia scontato, perché Maltinti ormai è troppi anni, no troppi, sono tanti anni che è nel ciclismo ed è apprezzato da tutti per quello che sa fare. Oggi in questo campionato toscano, che riguardava gli Under 23 e l'Elite, è stato svolto su un percorso importante con una corsa molto viva. C'è sempre stata battaglia durante la gara e quindi poi sono arrivati ad arrivo i due che magari avevano qualcosa in più nel finale. Ecco Alfredo, un parere da ex corridore, da tecnico, cosa hai visto oggi? Nonostante si sia corso la mattina, il caldo ha giocato un ruolo importante e un percorso che non dava respiro ha fatto il resto. Però questo non ha influito sulla presenza del pubblico, perché sia sulla salita come all'arrivo, ma anche durante il percorso, c'è sempre stato un pubblico molto numeroso che ha incoraggiato e applaudito i corridori. Renzo Parenti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Una sfida quest'anno, fare un po' di Vinci la capitale del ciclismo toscano con il Città di Vinci e poi ora, a circa pochi giorni da quella data, il campionato toscano. Sì, indubbiamente Vinci in questo momento è un po' la zona clou del ciclismo del... Siamo impegnati con due prove diciamo abbastanza impegnative, soprattutto questo campionato toscano. Comunque mai la macchina organizzativa è ben oliata, per cui non dovrebbe esserci problema. Questa prova abbiamo conclusa nella maniera migliore. È stata una grandissima corsa, vinta da due grandissimi corridori. La nostra squadra si è ben comportata, però purtroppo è venuta a mancare qualcosa nel finale. C'è stato un grande successo anche da un punto di vista di pubblico, per cui siamo pienamente soddisfatti da un punto di vista organizzativo. Renzo Maltinti e Mauro Terenziani, rispettivamente presidente del gruppo sportivo Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e presidente della commissione ciclismo di Empoli. Renzo, una corsa importante, lo dicevamo prima, una bella sfida quella di portare il campionato toscano qui a Vinci e non snaturare il Città di Vinci, perché il Città di Vinci ci sarà. Il campionato toscano è qualcosa ancora in più che avete voluto fare? Ma qui dobbiamo fare tutti gli elogi al nostro sindaco Dario Parrini, che oggi per ragioni non è potuto essere presente, perché sostenere due corse di questo livello credo che sia veramente importante sotto tutti i punti di vista per tutti noi, e credo che naturalmente ancora una volta Vinci si differenzia da tante altre cittadine, perché Dario veramente vede lungo, sa che il ciclismo avvicina le persone e credo che naturalmente ripetendo la corsa di 26 ha fatto una cosa bella su tutti noi. Renzo, adesso parliamo un po' da presidente di società che oltre a organizzare aveva anche una sua squadra al via. Ci hai sperato che questa gara fosse buona anche per i tuoi corridori? Purtroppo non è arrivato il successo, però si sono dati battaglia comunque sul percorso. Ma io dico questo, sono già contento come si è mossa la squadra, perché fino da ultimo siamo stati protagonisti. Poi quando organizziamo le corse il mio pensiero va più all'organizzazione che alla squadra, alla riuscita.
Naturalmente noi siamo in una fase che naturalmente dobbiamo stare un po' più attenti, perché quando è venuto via quei due potevamo entrare uno di noi. Questo non è stato, sai, è sempre difficile dire quello si poteva fare dopo. Tedenziani, ecco, la vicinanza della Commissione Ciclismo di Empoli a un'organizzazione come quella del gruppo sportivo Martinti credo che sia anche superfluo ricordarlo, perché non si può non essere vicini ad un'organizzazione così. Allora, è un binomio sicuramente vincente che negli anni ha sempre ottenuto maggiori successi da un punto di vista organizzativo, e lo dimostra la giornata di oggi. Infatti l'organizzazione è stata perfetta, il pubblico era moltissimo, il traffico pure, però con i nostri servizi organizzati per tempo, e questo fu un grosso elogio ai componenti della Commissione Ciclismo, siamo riusciti a coprire tutti gli incroci e a far sì che la gara fluisse di un percorso lineare senza nessun incidente di particolare sorta. Quindi siamo contentissimi di quello che è avvenuto, e siamo pronti anche per sfide maggiori, facendo un'allusione anche a dare una mano al prossimo campionato mondiale che ci sarà a Firenze. Riccardo Nencini, presidente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, si assegnavano le maglie di campione regionale, quindi una presenza d'obbligo, una presenza anche per testimoniare l'affetto e la vicinanza ad un'organizzazione che quest'anno sta davvero facendo il diavolo a quattro. Questa è una delle gare più importanti in Toscana, è una maglia importante, una gara che si tiene su una terra che Bettini ha definito una delle più prestigiose, da qui sono passati grandi atleti, juniores e dilettanti che poi sono diventati dei grandissimi professionisti, e poi la organizzava il più caro amico che ho nel mondo del ciclismo, Renzo Maltinti, era giusto esserci. Ecco Riccardo, parliamo un po' anche dei prossimi appuntamenti del comitato, lo sguardo sempre fisso a Firenze 2013, ma anche tante attenzioni verso il mondo del ciclismo dilettantistico. Gli impegni sono due, c'è cioè quello consuetudinario e tradizionale, sono le gare, soprattutto il mondo giovanile a cui prestiamo una grandissima attenzione, e poi c'è un evento eccezionale che è vicinissimo, perché il 2013 per tutta la parte organizzativa è domani mattina, non è domani l'altro, con qualche piccola preoccupazione che io spero venga sciolta nel mese di settembre con i finanziamenti del governo per le grandi infrastrutture. Per il resto la Toscana ha già fatto la sua parte. Raffaele Lippi, presidente dell'Oleficio Montalbano, che quest'oggi ha ospitato le operazioni di partenza e di premiazione di questo campionato toscano per Elite ed Under 23, il vostro impegno a fianco di questa corsa, un impegno importante per una corsa importante. Io sono ben lieto di aver partecipato a questa bella manifestazione, perché questa è una zona vocata a ciclisti, a ciclismo, specialmente nei nostri numerosi soci, sicché sono più che contento della grande manifestazione che c'è stata. Un ringraziamento anche va dal signor Martinti, che è un grande organizzatore e ha un grande gruppo di persone. Io sono contento anche per lui, e onori a chi ha vinto. Perfetto, grazie.